Maestro Romano, parliamo del concerto che si è tenuto domenica sera all'Immacolata, un successo oltre ogni aspettativa. Ah, veramente è stata una sorpresa per tutti, credo, perché considerando la media dei partecipanti, ieri sera è stato veramente particolare, è stato perché c'era una marea di gente in seduta e una marea di gente in piedi che hanno seguito l'attività artistica proprio di questa giovane che abbiamo ospitato. Era una coreana, una solista coreana, una violinista eccezionale che aveva vinto uno dei più grossi premi, quello dell'Ipzer, che dopo il Paganini credo l'Ipzer sia quello più prestigioso. E ieri sera ha dato prova veramente di una professionalità, di una correttezza culturale, musicale, mi riferisco in questo caso, che andava oltre ogni aspettativa. E devo dire che l'orchestra si è adeguata a tutto questo, perché l'orchestra è stata veramente presente in ogni sua, in ogni frammento proprio della violinista, e quindi si era creata una simbiosi veramente unica che ha suscitato entusiasmo, ha suscitato passione, ha suscitato tutte quelle caratteristiche particolari che un'artista vera, coadiuvata da altri artisti, possa dare. Diciamo che questa città ha veramente voglia di cultura, ha voglia di musica, ha voglia di giornate particolari, anche per uscire un po' forse da quel vittimismo che ci contraddistingue. Beh, noi siamo strani, dico io, strani perché a volte diciamo sempre che non c'è niente, poi magari non partecipiamo sufficientemente, però come fondamentale, come fondamento proprio esiste una cosa in ognuno di noi, il desiderio di poter acquisire, essere presenti in momenti particolari, sentire e sentiamo la carenza di certe espressioni, come in questo caso la musica, e quindi quando c'è l'opportunità, ieri sera lo hanno dimostrato ampiamente.